Le nostre vite da sempre sono a volte guidate dal caos, dal gioco infinito di causa effetto. Una inestricabile, invisibile ragnatela di fili immensa che collega tutto e tutti. Nel voler esemplificare questo concetto, forse non c'è mai stato un momento storico migliore per riflettere sul Butterfly Effect, l'effetto farfalla. Butterfly Effect. Avete presente come recita la massima? L'avrete senz'altro letta o sentita almeno una volta. Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Pensateci. Una impercettibile mutazione, frutto della selezione naturale, modifica un virus, creando un nuovo ceppo altamente contagioso che aggredisce in maniera importante il sistema respiratorio. Il virus infetta la prima persona, che totalmente ignara dà il via a una sequenza di causa-effetto catastrofica di portata globale. Dopo solo pochi mesi, quasi tutto il mondo è in ginocchio, sul piano sanitario, politico, sociale, economico. Nazioni intere in quarantena, centinaia di milioni di persone che dall'oggi al domani si vedono costrette a un radicale cambiamento nel modo di vivere, di percepire la realtà intorno a loro, con un senso di incertezza verso il futuro che rimarrà forse per sempre radicato sotto pelle. Tutto questo per una impercettibile mutazione di un corpuscolo che, vi ricordo, è nell'ordine di centinaia di volte più piccolo di una singola cellula umana. L'effetto farfalla. Butterfly effect. Capite la potenza di questo concetto ora? Riuscite a percepirne l'intreccio entropico spaventoso? Millenni di evoluzione. Supremazia su ogni altra forma vivente. Conquista di ogni spazio vivibile. Dominio degli elementi. Società, comunicazione, arte, tecnica, scienza, industrializzazione, ricerca, medicina, fisica, informatica, internet, astrologia, neuroscienze, supercomputer, meccanica quantistica, ricerca nucleare. Fino a ieri ci siamo sentiti legittimamente padroni incontrastati di questa terra. Oggi, forse per la prima volta, siamo costretti a fermarci e a riconsiderare severamente le nostre certezze. Finirà. Supereremo anche questa crisi. Rinnoveremo le nostre consapevolezze. Torneremo liberi, ma non sarà più come prima. Perché i grandi cambiamenti portano con sé sempre la rinascita.